È stato un anno di dolore per il Sulmona Rugby, che ieri nella cattedrale di San Panfilo di Sulmona ha ricordato il giovane Salvatore di Padova, morto sul colpo dopo quel maledetto incidente del 18 gennaio di un anno fa. Un pensiero è volato anche un altro angelo, Marco Liberatore, l'autista che guidava il mezzo, anche lui deceduto troppo presto, il 7 febbraio 2014, all'età di 20 anni. Salvatore ne aveva 14 e qualcuno un anno fa su Facebook ci aiutò a ricordare il suo dolce carattere. Era una persona stupenda, premuroso, gentile e simpatico. Soprattutto era un grande giocatore con un'immensa forza d'animo. Ieri per ricordare il piccolo di Padova c'erano proprio tutti. In prima fila i genitori di Salvatore e la sorellina, poco distanti i genitori di Marco, presenti i compagni di viaggio con il Sulmona Rugby. A celebrare la Santa Messa è stato il vescovo di Sulmona Valva, Angelo Spina. Noi abbiamo la fede, ha ricordato il presule nell'omelia. Non consegniamo chi ci lascia alla morte. Siamo stati vicini ai familiari di Salvatore per tutto questo tempo, ma solo Dio può dare le risposte di cui abbiamo bisogno. Al termine della celebrazione, a prendere la parola sono stati i parenti di Sasà. È stato un anno di dolore e di vuoto, hanno detto. Non abbiamo mai smesso di pensarti. Un anno in cui abbiamo fatto desiderato di vivere certe emozioni con te, ma potevamo solamente chiudere gli occhi e pensare che ci fosse accaduto. Un anno in cui abbiamo notato che ci sono state preparate, ma non le volte sono giunte e ci siamo portati qui. E però nelle mani di questo libro, il tuo, perché non vogliamo mai più vedere quello di dopo. Ciao. Il ricordo del Sulmona Rugby è stato affidato a Paola Di Cesare. Sarà sempre così buono. Per noi tutto sei buono. Tu muovi lentamente, ma poi se te lo pensate, ti assicuro che non accadrà mai. Ad Onda TG è intervenuto anche il presidente Mauro Ranalli e alcuni componenti della società. Marco e Sasà scendono in campo con noi ogni giorno, hanno detto. È stato un anno difficile. Un evento che ci ha segnato. La cittadinanza e tutti quanti le persone intorno al rugby oggi hanno dimostrato ancora il loro attaccamento a Salvatore, a questa persona veramente era un bravo ragazzo. Una persona veramente eccezionale. Noi lo ricordiamo come quando era vivo, che gioca ancora tra noi ed è con noi. Le ferite del cuore non sono ancora guarite, ma per sentire la vicinanza di Salvatore e Marco basta guardare il cielo.